Bentornati in studio. Alessandra. Studio, la vediamo sulla regia, ci comunica se abbiamo la telefonata in corso. Va bene, ci avvertono, andiamo avanti. Presentiamo con allora questo ospite al telefono. Lo presentiamo, vabbè, è responsabile marketing di una squadra di professionisti sia a livello maschile e femminile che è la Cervelo Garmin. Dopo lo sentiremo e sentiremo un attimino cosa ci dice, anche visto che abbiamo parlato di problemi anche a livello economico, anche lui voleva dirci qualcosa com'è l'economia anche a livello appunto di professionisti. Allora abbiamo Francesco Sergio al telefono. Ci sei? No, non è ancora al telefono. No, andiamo avanti con le presentazioni. Bene. Allora andiamo avanti con le presentazioni e andiamo con Franco Gagliazzo. Un applauso a Franco. Poi se mai ti interromperemo appena mi comunicano che è in collegamento. Allora, noi abbiamo iniziato domenica scorsa con un raduno come Scuola Leandro Fagir, raduno in Prato della Valle, ciclo amatori. 300 qui abbiamo anche le immagini in regia, se possiamo vedere le immagini proprio del Prato della Valle alla partenza, vi abbiamo visti, quasi 300, abbiamo no? Abbiamo partecipato all'organizzazione di questo grande evento, è andato tutto bene. Su questo voglio ringraziare tutti i comuni che ci hanno permesso di passare. Allora, Franco, ti interrompo un secondo perché abbiamo in linea Francesco Sergio, ci sei? Francesco? Andrea, buonasera a tutti. Ciao, un applauso Francesco. Allora a questo nostro ospite. Buonasera. Francesco. Grazie per avermi invitato. Allora, grazie a te. Adesso che... Alessandra ti farà un paio di domande. Io sono Dario Bolognesi, però ti dico abbiamo un bellissimo studio di una cinquantina di persone, tutti appassionati di questo meraviglioso sport, che ti hanno salutato con un applauso. Quindi grazie di aver accettato anche tu il nostro invito. Francesco, ci dici un attimino di cosa ti occupi tu per questa squadra, sicuramente di professionisti. Io ho guardato un attimo anche per prendere un po' di informazione, sia a livello maschile e femminile, ho visto anche triathlon, quindi se mi fai una carrellata abbastanza veloce, visti i tempi. Sì, praticamente io sono il direttore dello sport marketing alla Cervelo, ormai da tanti anni, e anche, come ben sapete, il main sponsor che noi abbiamo, come sponsor abbiamo la Garmin, che è la squadra World Tour praticamente, che noi gestiamo dalla parte tecnica. Il mio lavoro praticamente consiste nel considerare tutti i triatleti che possono ovviamente usare un prodotto di Cervelo, e poi ovviamente usiamo la Garmin come test, no? come squadra test per i nostri prodotti. Domani all'interno della... all'interno della Garmin invece io praticamente nel consiglio di amministrazione sono la parte tecnica dello sponsor tecnico ovviamente. Domani so che sarete impegnati, siete in partenza anche per la Parigi-Roubaix. Avete con che squadra a livello un under 23, una squadra assoluta? Domani sì, la squadra è già lì vicino a Parigi già da una settimana. E praticamente arriverò domani in serata lì. Comunque sì, la squadra è una squadra abbastanza giovane, dove praticamente noi puntiamo comunque su giovani. Ecco, comunque la Parigi-Roubaix è una gara un po' particolare, anche perché la Parigi-Roubaix, al di là della bravura del corridore, un pizzico di fortuna aiuta sempre. Quindi, considerando che i famosi cobblestone o San Pietrin, si chiamerebbero in italiano, è un po' difficile, a volte anche la fortuna gioca il suo... un ruolo importante. Ricordo nel 2011 quando Van Zummeren, che purtroppo tutti sappiamo ha avuto l'incidente domenica scorsa al Fiandre, Van Zummeren ha vinto la Roubaix e gli ultimi 5 chilometri aveva forato, però per fortuna è arrivato comunque primo e quindi è andata bene. Ti chiedo una cosa abbastanza importante di cui noi qui in studio ne abbiamo già parlato, il problema della crisi che si è fatta sentire anche nel mondo del ciclismo, noi che abbiamo detto specialmente a livello giovanile, tu cosa ci puoi dire in merito? Effettivamente si è sentita? Avete questi problemi oppure no? Ma onestamente a livello di industria no, devo dire di no, ma a tutti quanti comunque sappiamo che è stata redatta un'analisi qualche mese fa sui benefici economici dell'uso della bicicletta. Praticamente la bicicletta è stata praticamente il treno trainante, in quanto lo scorso anno ci sono 200 miliardi di euro
i movimenti, no? della bicicletta. E questo qua è come il PIL di un paese come la Danimarca. Ovviamente l'uso della bicicletta, della ciclabilità, direi, è strettamente legata all'economia in questi ultimi anni, perché comunque sappiamo che sia università che organizzazioni internazionali hanno concentrato la loro attenzione sul ritorno di investimento della ciclabilità, e questo ha portato comunque a un uso maggiore della bicicletta. Per quanto riguarda invece a livello sportivo il famoso drop out dei giovani al ciclismo, beh, questo comunque è un fattore che riguarda un po' anche gli altri sport comunque. Francesco, scusa, paga ancora fare gli sponsor di una squadra di ciclismo? Assolutamente sì, assolutamente sì. Il ritorno sull'investimento sul ciclismo è molto alto. Se consideriamo che sponsor atavici, come può essere Saxo Bank oppure altri, adesso non mi vengono in mente, comunque anche Garmin sono ormai tantissimi anni che è dentro a una squadra World Tour che ovviamente che ha un costo molto elevato. Ma riguardo questo caso, ricordo comunque un aneddoto, loro mi dissero qualche tempo fa, quando entrarono nel ciclismo, che loro avevano già provato il calcio come essere sponsor per completare un evento calcistico. E poi sono diventati al ciclismo, e il ritorno sull'investimento fatto dal ciclismo è stato ovviamente avuto una risposta molto più elevata e positiva, ovviamente. Quindi ancora oggi sì, il ciclismo è ancora un ottimo metodo di per la pubblicità. Bene. Sponsorizzazione. Allora, bene, Francesco, ringraziamo. Grazie intanto, buona partenza, visto che sei in partenza, in bocca al lupo per tutta la squadra, e ti salutiamo tutti dallo quanti studio. Da qui dallo studio. Grazie Francesco. Ciao, Francesco. Sergio. Servelò, fa biciclette e Servelò, sì. Sbaglio. Sì, Però, sì, Franco, scusa, ti abbiamo interrotto. Niente, siamo qua. Storia del. Una parte di storia del ciclismo. Ma in questo Monti chi correva? Correva Beghetto, Bianchetto, Fagin. Quanti anni ha di storia questo bellissimo velodromo di Padova? Beh, il velodromo è del 925, che è Padova, uno dei più vecchi. Sbaglio, Carleso? No. Correva anche lui era in terra nel 908, mi sembra. Ecco. E poi è stato è uno dei più vecchi d'Italia. Comunque, tornando a domenica, siamo stati soddisfatti della partecipazione. Ringraziavo, stavo dicendo prima, i comuni perché per passare sui colli Ugani ci vuole un certo permesso, non so, organizzare un po' fatica, tutti quanti vogliono andare a mangiare sui colli. Avevamo anche le immagini, però, se riusciamo ancora a vederle, eccoli qua che partono. Però con la crisi vanno stesso a mangiare sui colli. Comunque noi la siamo riusciti a farla con l'aiuto di tutti quanti, volontari, perché. E nel pomeriggio abbiamo fatto anche i giovanissimi al velodromo, una cinquantina di iscritti, tesserati e non tesserati. Da quest'anno, l'anno scorso abbiamo iniziato, però quest'anno abbiamo fatto proprio i bravi, i volontari. Sono iscritti un gruppo di cicloamatori. E con l'aiuto del presidente provinciale vogliamo rilanciare la pista. Abbiamo, ce lo diceva il presidente. Abbiamo le biciclette, abbiamo le cicli da pista, come le vede, ce n'è una qua. Certo, è come fosse una palestra, bisogna pagare qualcosa, però io inviterei tutti i cicloamatori, come che vanno a Montechiari all'inverno, ma all'estate possono venire qua a Padova, c'è la possibilità, tutti i giorni siamo. Cioè, se uno vuole può venire, trova la bici, paga il noleggio, quello che serve per la pista, sì, e corre, si diverte. Senz'altro, deve essere sicuro. Deve essere attesserato una società per l'assicurazione e tutto quanto, ecco. Vabbè, può attesserarsi alla. Beh, scuola di ciclismo, no, può venire anche a delle altre società, non è detto che quello che viene in pista è della scuola di ciclismo, no, però se uno non è tesserato, provincia di Padova ci sono diverse società, possono partecipare tutti. E comunque quelli che sono interessati, noi siamo là tutti i venerdì alle ore 21 in poi. Bene, ci hai portato anche una bici, proprio la stavi dicendo adesso. Questa è una bici da ragazzo? Non è da ragazzo, perché so. Vedi, da un ragazzo io un po' altino. Io andrei meglio con quella in fianco. Ecco, però. Forse. Che è questa, la pista. Come vedi, è una bicicletta senza freni e ruota fissa. Ecco, la pista funziona in questo modo, non ci sono quindi freni. Quindi pedalano sempre, rallenti piano piano, facendo un po' di resistenza. Purtroppo, rallenti un po'. Ecco.
Ma questo perché anche per ragioni di sicurezza mi pare sia questo, no? Nella pista non ci sono i freni, non c'è altro, proprio perché si deve no, sempre... No, i freni non serve perché devi stare attento quando corri, perché se cominci ad avere i freni, per conto mio, metti in difficoltà l'atleta, che ne sei un esperto, se tocchi i freni, ciao, dove va? Comunque... Fanno ancora i surplus, io mi ricordo... No. Che c'era questa cosa, stavano lì un'ora. No, è cambiato, ai tempi, è cambiato un po'. Perché mi ricordo, tanto, sei fermo ai tempi de Maspe, cioè, quella che facevano 25-30 minuti, record. Un'ora è qualcosa. Un'ora di surplus. No, un'ora e due minuti del primato. Maspes. Ce l'ha Bianchetto. Con Pettenella. Esatto, il Padovano Bianchetto. 62 minuti fermi in piedi, senza mettere i piedi in terra. E legati i piedi. La gente si divertiva, c'è un sacco, il pubblico prendeva il sonno, distribuivano anche il caffè nelle tribune. Però. Comunque il velodromo è a disposizione di tutti, non c'è pericolo, perché adesso anche andare a fare allenamenti a massimo i cicloamatori che hanno la possibilità di venire dopo il lavoro. Vabbè, amici a bicicletta, portiamo un po' di amici da bicicletta. Va bene, un applauso Franco, dopo ripassiamo da te. Complimenti per l'organizzazione di domenica, che è stata veramente esemplare. Abbiamo visto persone partire, ma soprattutto tornare col sorriso, vuol dire che sono divertiti. Patrizia, facciamo un applauso al BMX, ecco che parliamo finalmente del fuoristrada. Patrizia, sì. Qualche anno anche tu in mezzo sì, a direi che sono più o meno dagli anni 90 che con Ezio Piovesà. Esatto, che diciamo conosco questa specialità, prima da mamma all'interno di un team, poi gradualmente è nata questa scuola di ciclismo in Padova ormai da 15 anni. Io sono il direttore referente di questa scuola, attualmente abbiamo... Questa che vediamo adesso, no? Forse... Eccole qua, sì, immagino. Esattamente. Saltano bravissimi. Ecco, noi... Ma fate tutti questi giri qua. No, indietro. No, indietro. Vabbè. Noi abbiamo circa un'ottantina di ragazzi iscritti e lo scopo comunque principale della scuola di ciclismo fuoristrada di Padova è quella di proprio imparare la coordinazione, tutte le abilità tecniche necessarie per condurre un mezzo da fuoristrada, in questo caso il BMX, e soprattutto in sicurezza. Ma si dice sempre che questa passione BMX è nata con E.T., giusto? Con il film sì, E.T. in cui esatto. Abbiamo visto le prime bici da BMX. Infatti biciclette naturalmente che hanno una struttura completamente diversa, avevano completamente diversa da quella che ho portato qui in studio, quindi che dopo quindi qualche ragazzino che abbiamo qui presente oppure no? Sì, allora quella bicicletta lì comunque è di Carlo Marin, che fra l'altro è anche il papà, che è colui che Filippo Marin diciamo così ha strutturato tutti questi filmati o il filmato che vedremo. Allora un applauso oggi. A papà e figlio, bravi, dopo se li presenti i ragazzi, se la regia riesce a inquadrare sì, i quattro sono alla sinistra di Dario, qua. I ragazzi. Allora abbiamo Carlo, l'abbiamo Carlo, presentato. Poi abbiamo Francesco. Un applauso abbiamo, Francesco. Qui. Abbiamo Pietro. Poi. E abbiamo Mattia. Mattia, bravo Mattia. Io sei niente. Non... Quello in mezzo? Pietro. Pietro. E là, come dire, sì. Ci sta qualche tutti. Colpo ormai, no, sarà il caldo l'estate che arriva. Insomma, questi sono quattro. Sono tutti giovanissimi, hanno iniziato più o meno. Beh, Pietro ha iniziato da poco. È più piccolino, comunque... infatti, facciamo fatica anche a vederlo. Ecco, vediamo una partenza. Le partenze vengono da una rampa ed in discesa. Esatto. Ricordiamo che a Padova è stato organizzato anche un campionato europeo in Corsa Australia, sempre nel 92. Nella vostra seconda pista, diciamo, dopo la esatto. prima di Abano. Esattamente. E poi c'è questa del Parco Brentella, che è un'area comunale, ma che si presta molto bene con alcune difficoltà di manutenzione, giusto Patrizia? Perché il problema di una pista all'aperto è quello, quando piove si esatto. creano scanalature. Però insomma riuscite a tenere due. C'è qualche progetto in arrivo? Sì, diciamo che noi siamo fiduciosi di questo progetto che
di cui ho parlato anche con l'assessore Zampieri e anche magari col presidente, sembrerebbe che tra un po' potessimo avere un nuovo impianto. Speriamo questo sia sempre lì come location, sempre però lì, modificato, sempre lì, modificato ovviamente. Beh, con una struttura diversa, adatta per manifestazioni anche di carattere nazionale ed anche internazionale, perché la nostra, diciamo, è una pista media dove possiamo effettuare, diciamo, delle gare promozionali, provinciali e regionali. Abbiamo visto uno scivolone, diciamo che i ragazzi sono sempre protetti, diciamo sempre per i ragazzi per le sono mamme, protetti casco, da un casco, poi hanno protezioni naturalmente ai gomiti, guanti, maglia con le maniche lunghe, poi hanno la famosa anche pettorina per proteggere la schiena, pantaloni lunghi, anche ginocchiere. Per cui credo che abbiamo, sotto profilo di chi è questa bici? Pietro? No, di Carlo. Carlo, se vuoi venire qua, Carlo, visto che è vestito. Passa anche a prendere di un microfono punto, che è là, ce lo date, Giulio, quel microfono. No, ce la fa da solo. Vieni, Carlo, allora. Vedi anche vestito, quindi vediamo anche tutte le protezioni. Vedi? Eccolo qua, fermati, così la regia ti inquadra. Allora, abbiamo, qui abbiamo gli occhiali. Il casco ce l'abbiamo lì. Il casco è lì in terra, il tuo sì, poi questo poi. No, vabbè, insomma, un casco. Vabbè, comunque. Comunque è uguale al ginocchio. Poi che cos'hai qua? Sei estivo, no, qua. Comunque ci vanno le ginocchiere, gomitiere, esatto, insomma così. Vediamo sulla bici come ci stai. Tieni il microfono se riesci. Allora, com'è la gara? Cosa succede quando parti? Si parte e poi... Tieni il microfono. Avvicina il microfono. Ci sono i primi salti. È importante il momento della partenza? Sei come nel, sì, motocross dietro un, sì, cancello. Ti giochi tutto nella partenza e nei primi salti. E dopo uno, se riesce, sta davanti, se no... pedala, nel senso che corre dietro. Sì, riesce a superare anche negli altri posti, ma è più la partenza è la più fondamentale. Ma tu sei appassionato solo a BMX oppure pensi un domani anche al motocross? Scusa se no, ti faccio questa BMX domanda. È solo un po' una piccola deformazione. No, dimmi, perché solo domenica BMX, sono al mondiale di motocross a Arco, a Pietramurata, solo BMX, con Cairoli e compagni. Quindi lui rimane fermo. Scusa, BMX. Tu BMX e basta. Ti ha trasmesso il papà questa passione? No. Oppure le hai chiesto tu? No, no. Come mai ti è venuta così, un guardando? Un amico del nonno faceva questo sport e ho provato. E ti è piaciuta? Sì. Bravo, un bel applauso a questo campione. Ti diamo un ingresso al Columbus. Bene, bene. Allora, ecco, allora, visto che sei stato bravo, ti diamo un ingresso alle piscine Columbus Termali di Abano Terme, va bene? Ringraziamo anche Columbus Termali. Grazie, intanto uno l'abbiamo accontentato. E adesso, insomma, noblesse oblige, ragazzi, qua la ciclisti padovani. Con... Quanti anni ha la ciclisti padovani? Vediamo se è preparata. La padovani è nata nel 1909. Bene. Quindi prima del velodromo Monti, giusto? Contemporanea. Contemporanea, quindi... 1909. Facciamo un applauso intanto a Martino Scarso. La data tra 1905 e 1909. No, è nata nel 1909. Siamo al 14, sono 105 anni. Sì. Ah, in 105 anni, avevo capito 1905, no, non gli anni totali. Ha festeggiato 105. Il centenario del 2009. Ecco, una grande società, la grandissima società che in tanti anni di storia ha collezionato 11 medaglie olimpiche, 12 campionati del mondo, 52 campionati italiani, con Bianchetto Beghetto ha conquistato l'oro olimpico nel tandem a Tokyo e a Roma, e ha anche organizzato, si è cimentato ad organizzare 82 edizioni del Giro del Veneto, una gloriosa classica, certo, del ciclismo. L'ultima edizione è avvenuta nel 2012, con partenza da Abano Terme e l'arrivo ad Imola. Vi è stato un anno sabbatico, è stato il 2013, da quest'anno ci siamo cimentati nell'organizzare due progetti importanti, il ritorno alle gare con una squadra juniores composta da 9 atleti, tutti del Padovano, e la manifestazione che abbiamo visto alla Yes We Bike, che abbiamo anche visto domenica alla Yes We Bike, che sono stati presentati nel primo pomeriggio. Certo. Il 29 di giugno ci sarà la prima edizione del Gran Fondo Città di Padova, Fondriest, con partenza e arrivo da Prato della Valle, una delle più grandi piazze d'Europa,
palcoscenico importante che ha visto diversi eventi ciclistici. Importanti. E non solo, perché? E non solo, sì. Insomma, la prima gara di ciclismo nel lontano 1869, se la memoria non mi inganna, è venuta in Prato della Valle. E la Gran Fondo, come dicevo, partirà dal Prato della Valle, si concluderà in Prato della Valle, ci saranno due percorsi, rispettivamente di 145 e 97 chilometri, con altimetrie ovviamente differenti, andiamo dai 1300 metri di dislivello a 2000 metri di dislivello. E principalmente si terrà nel parco dei Colli Ugani, mentre il percorso lungo ovviamente avrà un percorso che andrà a toccare questa che parte dei Colli Bellici. Comunque è una, la Gran Fondo è una manifestazione, diciamo, non competitiva, aperta a tutti gli amatori. Ma ce ne sono tante manifestazioni di questo tipo, c'è anche una gara... Ce ne sono tantissime. Femminile importante, proprio Noventana, se non ricordo male, vero? Che quest'anno però... Salta? Però c'è stata importante. Organizzata dalla Noventana, la società dei ragazzi che abbiamo qua. Bene, allora diamo la linea alla regia per la pubblicità, ci ritroviamo tra un attimo. Bene, facciamo l'ultima chiusura, grazie.